Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa semplice ma comodissima maglia che io ho deciso di chiamare maglia zebra. Questo perché il filato che ho scelto di utilizzare è il filato della Mistrico Filati Linea Zebra. Se ricorderete, io già l'ho utilizzato qualche anno fa per realizzare due sciarpe maschili ai ferri. Questa volta ho optato per realizzare qualcosa all'uncinetto e di femminile. Il colore che ho scelto io è lo 05 e potete vedere è questo colore con il viola, il violaceo, se così vogliamo dire, il grigio e il nero. È veramente molto bello, molto particolare come filato. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 110 metri ed è formato da 50% lana e 50% acrilico. Per poter realizzare questa maglia, che è una taglia S, io ho utilizzato 250 grammi del filato, quindi veramente pochissimo, lavorando con l'uncinetto numero 6. In descrizione, come sempre, vi lascio il link al sito Uncinettando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori. E io vi consiglio anche lo 06, no, sì, lo 06 o lo 01, non mi ricordo più, però ci sono dei colori che sono veramente molto molto particolari e carini. Naturalmente, per una taglia M io vi direi di andare a comprare 350 grammi, 400 se la volete con le maniche lunghe. Taglia L, allora voi 400-450 grammi, 500 se la volete con le maniche lunghe. La maglia non parte da sotto come solitamente è il mio stile, non è neanche un top down. È l'altra tecnica che ho già utilizzato diverse volte nel mio canale, che so che vi piace tantissimo, ossia è quello che si vanno a formare prima le maniche, e per fare ciò si vanno a realizzare due rettangoli, uno avanti e uno indietro, che poi vanno cuciti alla altezza delle maniche sopra e sotto, e poi si lavora in tondo per il corpo della maglia. Per poter fare questo, vi dico già che il mio rettangolo sono lunghi 96 centimetri circa, che mi serviva appunto per poter fare in modo che la manica mi arrivasse dal gomito a un gomito all'altro. Quindi, se voi dovete fare le maniche più lunghe, dovete andare a mettere sicuramente più catenelle. Quindi misuratevi la lunghezza delle braccia e naturalmente contando anche le spalle per poter capire quante catenelle dovete andare a mettere. Naturalmente basandomi sul multiplo che vi dirò all'inizio del video vero e proprio del tutorial. Una volta fatte le maniche, andate a cucire, andate a fare la parte del corpo. Sono andata a fare il collo, un collo veramente semplice, ho ripetuto soltanto 4 giri di maglie alte. Volevo questa maglia il più semplice possibile perché volevo dare risalto soprattutto alle sfumature che dà e che sono veramente straordinarie. Vedete, rendono molto più vivace, molto più briosa l'outfit tutto nero, che solitamente è quello che indosso. Come vedete, io ho una gonna nera, però risulta molto più diciamo briosa, mi viene soltanto questo termine, appunto perché ho utilizzato dei colori sì scuri ma comunque molto più vivaci, e poi sotto ho messo un lupetto. Naturalmente, se non volete mettere il lupetto, potete anche realizzare una giacca da mettere sopra, quindi decidete un po' voi, e come vi ho detto potete fare benissimo le maniche anche più lunghe. Detto ciò, spero che anche questa creazione veramente molto veloce, io l'ho realizzata in 2 giorni, vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di incentare e sferzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i filati, se avete acquistato i filati presso la Mercè Coletti o presso il sito Uncentando con i filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati Linea Zebra. Il colore che ho scelto io è lo 05, che ha al suo interno il viola, il grigio e il nero. Trovo veramente molto 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 bello. Lavorerò con l'uncinetto numero 6 e vi faccio vedere un campione. Vi dico già che io nella lavorazione vera e propria andrò a montare 109 catenelle per avere una lunghezza di circa 96 cm. Perché la maglia parte con realizzare due rettangoli che servono per avere le maniche e la parte centrale del corpo, quindi le maniche che va quindi dal gomito, per la misura che ho preso io, va dal mio gomito al gomito dell'altro braccio, quindi 96 centimetri, e per fare ciò ho montato 109 catenelle, mentre qui ne ho montate 11. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 2, a cui poi va a
messa una catenella alla fine per avere l'inizio uguale alla fine. Quindi voi andate ad aumentare sempre 2, 2, 2, 2, ricordandovi che alla fine dovete mettere quella catenella, che quindi vi farà avere un numero dispari di catenelle, ma vi servirà per avere l'inizio di ogni giro uguale alla fine di ogni giro e viceversa. Detto ciò, quindi vi ripeto, io nella mia maglia, nei miei rettangoli, perché non andrò a fare due uguali, monterò 109 catenelle, quindi ho montate 11 e vi faccio vedere come andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendo il filo, salto la prima delle nostre catenelle, entro nella seconda, scusa, la prima delle nostre 11 catenelle, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che andrò a fare adesso è quello che farò per tutto il giro: catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. E continuo così: catenella di separazione, salto una catenella di base, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il giro. Si termina il giro facendo catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella, entro nella penultima e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, entro nell'ultima catenella e realizzo un'altra maglia alta. Quindi vedete, si termina e si inizia con 2 maglie alte, però il motivo che si va sempre a ripetere è questo centrale. Quindi così ho terminato il mio primo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 1, 2, 3. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Adesso vado a fare quello che farò per tutto il giro. Prendo il filo, salto il primo archetto di una catenella, entro nel secondo e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo e torno indietro, andando a fare la maglia alta nella catenella nell'archetto di una catenella che avevo saltato. Quindi vedete, torno indietro e vado a fare una maglia alta. Continuiamo di nuovo. Prendo il filo, non vedete, io qui è dove ho lavorato la maglia alta, salto, vado nell'archetto successivo di una catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, torno indietro e vado dove avevo fatto la maglia alta dell'incrocio precedente, quindi qui, e vado a fare una maglia alta. Ancora, prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella libera che non ho ancora lavorato, quindi salto quella dove invece ho lavorato e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo e torno indietro, vado a lavorare dove avevo lavorato la maglia alta della X, se così vogliamo dire, precedente, e vado a fare una maglia alta. Quindi questo è quello che dobbiamo fare sempre per tutto il nostro giro. Quindi andiamo nell'archetto ancora non lavorato e facciamo una maglia alta. Catenella di separazione, si torna indietro e si va a fare una maglia alta. E si formano queste X. Terminiamo il lavoro andando a fare una maglia alta sopra la penultima maglia alta, una maglia alta entrando nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta. E abbiamo terminato così anche il secondo giro. Terzo giro. Il terzo giro è uguale al primo, ma cambiamo giustamente la base. Quindi abbiamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Andiamo nella maglia alta successiva e realizziamo una seconda maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella che mi separano le due maglie alte in crocio e vado a fare una maglia alta.
catenella di separazione, ricomincio da capo, vado dove ho la catenella di separazione delle due maglie alte ad incrocio e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, e ancora vado nell'incrocio successivo, nelle due maglie alte incrociate successive, entro dove ho la catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho l'incrocio e vado a fare all'interno dell'archetto di una catenella la mia maglia alta. Quindi questo è quello che si fa per tutto il terzo giro, si termina facendo una catenella, entro nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Terminato così anche il terzo giro, e adesso andiamo a fare il quarto e ultimo giro, che è veramente molto semplice, perché andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta, e adesso incominciamo: una maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta, e si ricomincia da capo. Quindi maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella, maglia alta dove abbiamo la maglia alta, maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella, maglia alta dove abbiamo la maglia alta, maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella, maglia alta dove abbiamo la maglia alta, maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella, maglia, e si termina il quarto giro andando a fare una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta entrando nella terza catenella iniziale. Ecco, abbiamo finito così anche il nostro quarto giro, e adesso giustamente si ricomincerà dal primo giro. Vi faccio rivedere solo un attimo come facciamo, e andiamo a fare le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entriamo nella maglia alta successiva e facciamo una maglia alta, catenella di separazione, saltiamo una maglia, andiamo in quella successiva e facciamo una maglia alta, catenella di separazione, si salta una maglia e si va nella successiva. Quindi si ripete il primo giro, ricordatevi che si termina facendo una maglia alta, catenella di separazione, 2 maglie alte. Bene, vi ricordo che io quindi lavorerò 2 rettangoli uguali, quindi avvierò lo stesso numero di catenelle, vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e poi vi farò vedere come mettere i marcatori per poi andare a fare il corpo della maglia, e poi andremo in seguito a cucire anche le maniche, e vi dirò naturalmente per quanti centimetri sono andata a cucire. Allora, io ho terminato i miei 2 rettangoli, ho ripetuto il motivo soltanto 2 volte, come vi ho detto già quando ho fatto il primo. Quindi 2 rettangoli, ho fatto il motivo ripetuto 2 volte e poi adesso li ho messi uno sopra l'altro. Per metterli sopra uno sopra l'altro li ho messi rivolti verso il basso, quindi qui avevo le catenelle iniziali e qui sono andata giusto verso il basso per poter mettere i miei marcatori. Per mettere il marcatore io mi sono andata a contare le maglie alte del penultimo giro, senza contare le due maglie alte iniziali alla fine e all'inizio, ma soltanto le maglie alte, e ho fatto in questa maniera: ne ho messe 17 per manica, quindi 17 maglie alte sia avanti che indietro, e nella 17esima maglia alta, in corrispondenza della maglia alta del giro di tutte maglie alte, sono andata a mettere il mio marcatore sia avanti che dietro. Stessa cosa da quest'altro lato, 17 maglie alte senza naturalmente contare le 2 maglie alte iniziali, e nella 17esima sia avanti che dietro, andando nella maglia alta in corrispondenza, sono andata a mettere il mio marcatore. Questo mi ha permesso di avere nel corpo 18 maglie alte, sempre riferito al giro di maglie alte separate da una catenella e non queste dove abbiamo tutte le maglie alte, e quindi deve avere 18 avanti e 18 dietro. Adesso quindi torno a lavorare sempre il mio motivo, però non lo lavoreremo più in giri di andata e ritorno, ma in giri di tutto tondo, e adesso vi faccio vedere come.
Per iniziare a lavorare io inizierò vicino al marcatore in modo da farvi vedere subito come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Abbiamo il giro di maglie alte, quindi dobbiamo andare a fare di nuovo il nostro primo giro, che consisteva nel fare un giro di maglie alte alternate a catenella. Quindi io prendo il mio filo e per agganciarmi mi vado ad agganciare qui dove ho la maglia alta in corrispondenza del penultimo giro. E quindi vado a fare le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi 1 2 3, catenella di separazione, e come vedete io adesso devo saltare una maglia di base e andare a fare la maglia alta successiva, e mi trovo direttamente dove ho già il marcatore e vado a fare in questa maniera. Non levo il marcatore ma lo abbasso così potete vedere lo stesso. Prendo il filo, entro nella maglia alta sul davanti dove ho il marcatore, entro anche nella maglia alta che ho dietro sempre dove ho il marcatore. Adesso levo il mio marcatore così vedete meglio. Ok, e prendo il filo e vado a fare la mia maglia alta in questa maniera, catenella di separazione, salto una maglia alta, quindi mi giro con il lavoro perché adesso vado a lavorare dietro, salto una maglia alta e vado a lavorare in quella successiva, e come vedete mi ritrovo di nuovo in linea con la maglia alta del giro, maglia alta separata con una catenella del motivo precedente, e continuo normalmente, catenella di separazione, salto una maglia, vado in quella successiva, catenella di separazione, salto una maglia e vado in quella successiva. Continuo a lavorare così fino ad arrivare al prossimo marcatore. Vi farò vedere come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Mi ritrovo dove ho il secondo marcatore e faccio la stessa cosa di prima. Ho fatto la maglia alta con una catenella, prendo il filo, salto una maglia alta, entro dove ho il marcatore sia davanti che dietro. Adesso posso togliere il mio marcatore, prendo il filo e vado a fare la mia maglia alta, catenella di separazione, torno a lavorare sul davanti, salto una maglia alta, entro nella successiva e vedete mi ritrovo in corrispondenza della maglia alta del motivo precedente, e continuo a lavorare così fino ad arrivare alla fine del mio giro. E poi vi farò vedere come lavorare il successivo. Sto per terminare il primo giro, ho fatto la maglia alta e la catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Benissimo, adesso dobbiamo andare a fare il nostro secondo giro, che era quello con le crocette, e andremo a fare in questa maniera. Con una maglia bassissima entro dove ho l'archetto di una catenella del giro precedente. E adesso vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 1 2 3, catenella di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto precedente a quello dove ho fatto le catenelle e vado a fare una maglia alta, e poi vado a lavorare normalmente, prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella vuoto, quindi non dove ho lavorato ma qui, e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, torno indietro, quindi vado nell'archetto precedente e vado a fare una maglia alta, e di nuovo prendo il filo, vado nell'archetto senza che non ho ancora lavorato quello, quindi quello dopo, e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, torno indietro e vado a fare una maglia alta, e continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Sto terminando il mio secondo giro, ho fatto l'ultimo incrocio, quindi entro con l'uncinetto nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, andiamo a lavorare normalmente, con una maglia bassissima andiamo all'interno del nostro incrocio, delle due maglie alte incrociate, e andiamo a fare 3 catenelle che sono prima maglia alta, catenella di separazione, e si va nella catenella che mi separa le due alte maglie incrociate. E andiamo a fare una maglia alta, catenella, e di nuovo si va nella catenella delle due maglie alte incrociate e si fa una maglia alta, e continuiamo così per tutto il nostro terzo giro.
Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto quindi la mia maglia alta e l'ultima catenella, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Quarto e ultimo giro, andiamo a fare il giro delle maglie alte, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella e di nuovo una maglia alta dove abbiamo la maglia alta e continuiamo a lavorare in questa maniera. Quindi terminato poi il primo giro, dove faremo sempre una maglia bassissima all'interno della terza catenella, torneremo a lavorare con il primo giro, quindi maglia alta, catenella di separazione, si salta una maglia e si lavora sulla successiva. Quindi molto 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 semplice, sono 4 giri che andremo sempre a ripetere. Io vi dirò alla fine quanto l'ho fatta lunga. Sapete che in realtà sono ancora indecisa se fare una vera e propria maglia o se fare invece uno scaldacuore, quindi fermarmi sotto al seno. Devo ancora un po' decidere, naturalmente vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo e dove mi sono fermata. E poi un'altra cosa, andremo a cucire, vi dirò, cuciremo le maniche sotto e vi farò sapere anche quanto ho cucito sopra le maniche per avere appunto lo scollo. Allora, ho terminato di lavorare il corpo della maglia, ho ripetuto il motivo per 8 volte, quindi 4 giri li ho ripetuti per 8 volte. Terminato il corpo, sono andata a cucire le maniche e per cucire le maniche io sotto ho cucito normalmente e sopra, partendo dall'esterno verso l'interno, sono andata a cucire per 34 centimetri sia questa manica che quest'altra, quindi sotto ho cucito l'apertura e sopra sono andata a cucire per 34 centimetri. Adesso mi è avanzato un po' di filato dall'ultimo gomitolo che stavo lavorando e quindi ho deciso di fare un collo alla mia maglietta, molto semplice. Andrò a fare semplicemente dei giri di maglie alte, facendo un giro di maglia alta dove ho la maglia alta e una maglia bassa, scusatemi, una maglia alta dove ho la maglia alta e una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella, e vedrò quanti giri riesco a fare per terminare così anche il mio filato, tutto il gomitolo. Quindi ripetiamo, la maglietta è quasi terminata, io adesso andrò a fare questo semplice colletto, vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto il giro. Allora, sono andata a fare quindi il mio collo, ho ripetuto il giro di maglie alte per 4 volte, finendo così tutto il gomitolo, e quindi possiamo dire che il mio maglioncino è terminato.